In questa puntata un primo piatto preparato dallo chef Donato Rinaldi dell'Unione Regionale Cuochi Lucani. Un esame olfattivo nella lezione del sommelier Eugenio Tropeano. Oggi prepariamo un primo piatto. Sono degli strascinati con verza, patate, ricotta salata, mollica croccante e coriandolo di peperone secco di Senise. Gli ingredienti sono 320 g di strascinati, 200 g di verza a listarelle, 200 g di patate a dadini, 50 g di ricotta salata, un peperone secco, 20 g di mollica croccante, 100 g di olio extravergine, uno spicchio d'aglio. Cuociamo in abbondante acqua salata verza, patate e strascinati. Rosoliamo in padella con l'olio lo spicchio d'aglio, scoliamo la pasta, la saltiamo con olio, aglio, del cacio ricotta e decoriamo con la mollica di pane croccante e coriandolo di peperone secco. Il piatto è pronto, buon appetito! Continuiamo il nostro viaggio nella degustazione dei vini. Oggi parleremo della degustazione, diciamo, della parte olfattiva, di come si degusta un vino dal punto di vista olfattivo. Anche questo è un aspetto abbastanza importante, se vogliamo anche un po' più complesso, perché presuppone un po' di allenamento, nel senso che dobbiamo cercare di riconoscere i profumi ed è una cosa che spesso non ci viene naturale, ma che viene affinata proprio grazie all'allenamento. La prima cosa che noi però valutiamo prima di sentire, diciamo, che tipi di profumo un vino esprime, abbiamo due parametri che servono anche per capire la qualità, ovvero l'intensità e la complessità. L'intensità è un po' la forza del profumo del vino, avvicinando il bicchiere al naso, un po' come questo impatto arriva al naso più o meno violentemente, più o meno forte. Quindi un'intensità più forte è sicuramente sintomo di un vino fatto molto bene con uve di grandissime qualità. La complessità invece è un valore che noi definiamo orizzontale, ovvero il bouquet, cioè quanti profumi riusciamo a sentire, pur non riconoscendoli. Però un vino che, diciamo così, a primo impatto ci dà tante sensazioni olfattive è sicuramente molto più buono, di grande qualità, rispetto a un vino che dà meno sensazioni olfattive. Arriviamo poi, diciamo, al momento del riconoscimento. Noi chiaramente cerchiamo sempre di agitare il bicchiere perché questo aiuta a sprigionare meglio e a convogliare verso il naso i profumi. Diamo una bella annusata, una bella sniffata al bicchiere e qui non è importante tanto subito riconoscere i profumi, ma almeno capire le grandi famiglie, ovvero famiglie di fiori, famiglie di frutta, che non sono molto complicate da riconoscere, ma che possono già cominciare a darci dei primi segnali sulla piacevolezza di quello che stiamo ascoltando. Poi ci sono delle note che si aggiungono, ovviamente se il vino è passato in botte, quindi abbiamo delle note tostate, delle note speziate, che servono anche questo a completare il bouquet del vino. Ma ribadisco, è tutta una questione di allenamento. Noi abbiamo una grandissima memoria olfattiva, si tratta semplicemente piano piano di allenare il nostro naso con i vini.